sono appena finite in regione. Manuela Mele ce ne racconta un paio, sentiamo. Una foto ricordo ai piedi di un Babbo Natale gonfiabile gigante. Questo è uno dei regali ricevuti dai più piccini a Francavilla Insegni. Grazie ad un'iniziativa sponsorizzata, la villa comunale per 2 giorni si è trasformata nel villaggio di Santa Claus. Gonfiabile, animazione, dolciumi, spettacolo di magia. Insomma, tutti gli ingredienti utili per regalare ai più piccoli un pomeriggio all'insegna della spensieratezza in questo periodo festivo. E anche Bella ha voluto celebrare la natività con un'iniziativa tradizionale, il presepe vivente. A metterlo in scena è il plesso di Sant'Antonio Casalini dell'Istituto Comprensivo del paese. Decine di famiglie coinvolte nella rappresentazione, diventata una vera e propria festa della comunità. I bimbi sono stati protagonisti dell'evento coi loro canti di Natale, ma anche in alcune scene della natività, rappresentate anche all'aperto e con la collaborazione di docenti e genitori. Un modo per unire generazioni diverse durante le feste e ricreare insieme un vero spirito di condivisione.